provincia di Ancona ha rinnovato la sua amicizia con il popolo curdo attraverso una missione a Diyarbakir dal 19 al 24 marzo del CISCASE, il comitato di enti locali e associazioni italiane che da un decennio coopera nel sud-est della Turchia. Presenti anche le province di Ascoli Piceno, Pesaro Urbino e Rovigo, il comune di Chiaravalle e i rappresentanti dell'ONG Un Ponte Per. In un clima di grande mobilitazione ed entusiasmo per le imminenti elezioni amministrative, la delegazione, guidata dall'assessore alla cultura e alle politiche della pace Carlo Maria Pesaresi, ha sostenuto una fitta agenda di appuntamenti con i sindaci e rappresentanti istituzionali delle municipalità locali, istituti educativi e culturali e con le autorità del governo turco. Obiettivo: l'esplorazione di nuove opportunità progettuali di cooperazione decentrata mediante il monitoraggio dei bisogni sociali della popolazione. Il lancio della missione in Kurdistan, in particolare di Diyarbakir e Gziltep, è assolutamente positivo e questa è una valutazione condivisa da tutta la delegazione. Abbiamo avuto modo, dopo aver parlato con molti referenti, di capire quali sono i prossimi step che il CISCASE dovrà fare. Le indicazioni che ci sono arrivate sono quelle di continuare a lavorare su centri minori, così come abbiamo fatto a Kiziltepe di Diyarbakir, in importanti interventi di cooperazione tradizionale, se vogliamo così definirla, quindi incentrata sul sociale e sui centri sanitari, in particolare sempre al servizio dei più svantaggiati, e quindi minori e popolazione femminile. Ma abbiamo anche ricevuto l'input di lavorare su politiche di integrazione che passano attraverso iniziative culturali e volte ai giovani, come i centri, diciamo, giovanili, i centri culturali, i centri di formazione. Dal 1999 le attività svolte dal CISCASE in quest'area hanno portato ad alcuni importanti interventi, come la realizzazione di una casa di accoglienza per le donne ad Ugu Beyazit e da ultimo l'allestimento del centro sanitario di Kiziltepe, con l'acquisto di attrezzature per il laboratorio di analisi e per la sala parto. Proprio quest'ultimo è stato al centro della cerimonia di inaugurazione il 20 marzo alla presenza della sindaca Shihan Sinkar, vedova di un deputato curdo del DEAP, il partito che si batte da anni per il riconoscimento dell'autonomia politica del Kurdistan turco, ucciso 12 anni fa. Il progetto, volto a potenziare le capacità operative della struttura già esistente, mira a dare risposte alle gravi e numerose carenze sociosanitarie che non permettono un'adeguata assistenza medica per mancanza di strumenti, medicine e personale. La città di Kiziltepe ha visto in pochi anni raddoppiare la propria popolazione, passando, secondo le stime ufficiali, da 65 a 113 mila abitanti. Un dato che peraltro non tiene conto delle migliaia di profughi provenienti dai numerosi villaggi limitrofi. A Kiziltepe si è, come dire, realizzato il momento più bello e più emozionante con l'inaugurazione ufficiale del centro sanitario, che è stato realizzato grazie anche al contributo del CISCASE, che ha inviato strumentazione e materiali. È un centro sanitario che ci è sembrato essere molto, molto bello, accogliente, è già attivo da alcuni giorni e già la popolazione, in particolare visto che parliamo di un centro di analisi, un laboratorio di analisi e di prevenzione per le donne, e la popolazione ha risposto bene, in particolare appunto quella femminile. La cosa particolare di Kiziltepe, di questo siamo particolarmente soddisfatti come istituzione, è che lì si è realizzato, forse per la prima volta ci dicevano in tutta la Turchia, un accordo tra la municipalità, espressione della cittadinanza curda, e il governo e il Servizio Sanitario Nazionale. Ferhat Ütücle, Serdar Adı Kışı
Particolarmente significativo poi l'incontro con Leyla Zana, l'ex parlamentare curda arrestata nel 1994 e rimasta in carcere per oltre 10 anni per aver pronunciato nella lingua madre un intervento nel Parlamento turco, affermando di voler operare per il rispetto dei pari diritti di turchi e curdi. A Leyla Zana, nel 1995, il Parlamento europeo ha assegnato il premio Sakharov per la sua battaglia in difesa dei diritti umani del popolo curdo. Ci ha trasmesso tantissima energia e anche una visione del futuro e della, come dire, della strategia del partito che difende gli interessi del popolo curdo, assolutamente condivisibile, che viene abbandonata ormai, e per fortuna, la strada militare, e si passa al lavoro sulla rappresentanza politica, sulle municipalità, sul lavoro, come dire, politico di governo del territorio. La delegazione infine ha preso parte il 21 marzo all'edizione 2009 del Nevroz, festa celebrata in occasione del primo giorno di primavera in molti paesi asiatici, ma che per i curdi assume fin dalla metà del XIX secolo la valenza di una festa nazionale, in cui si rinnova il ricordo della lotta del popolo contro la tirannia, l'oppressione e la schiavitù. Oltre 1 milione di persone hanno festeggiato con i colori della bandiera del Kurdistan, giallo, rosso e verde, nella grande piana alla periferia di Diyarbakir, ascoltando gli interventi dei propri rappresentanti politici istituzionali e ballando poi all'accensione dei fuochi fino a tarda sera. Una grande festa a cui abbiamo partecipato, insomma, da spettatori, ma alla fine eravamo coinvolti molto a livello di emozioni. Nel complesso, un'esperienza di forte impatto emotivo che rafforza la convinzione sulle grandi potenzialità offerte dalla cooperazione decentrata come strumento di democrazia, pace, solidarietà e progresso, al quale guardare con ottimismo per un rinnovato impegno a favore di questa terra. La speranza è che il processo di integrazione con l'Unione Europea, che è in corso da parte della Turchia, possa portare all'eliminazione di quelle aberrazioni, possiamo definirle proprio così, che ancora fanno parte del codice penale turco, e l'eliminazione del reato di opinione politica, che ancora consente una discriminazione fortissima verso chi tutto sommato difende il diritto alla vita della propria tradizione culturale, delle proprie origini e della propria cultura. Quindi questo è l'auspicio che ci siamo portati a casa, e crediamo che debba essere anche un presupposto fondamentale per l'ingresso in Europa.